Hi guys, welcome to today's video where we are diving into the rich tapestry of Italian accents. I'm gonna show you how different people in Italy and different foreigners speak the Italian accent when they have a strong accent, when they don't speak the standard language, because they either they don't know the language very well, or they simply haven't gotten rid of their accent, of their native accent. So let's start without further ado, and let's have fun together. E sinceramente io non so se vi ho mai parlato del mio viaggio con mio babbo a Firenze. Abbiamo bevuto una Coca-Cola che era veramente buona. Oh, io ho canisciune fisse. E che sei nato a fare tu a Napoli? E non ci azzecchi niente tu a Napoli. È una città così bella, però tu non ci devi andare. Dai, che sono stato anche a Roma e ho mangiato veramente bene. Ho mangiato una cifra, oh, veramente. C'era la pinza, c'era la pasta carbonara, la matriciana. Una delizia, oh. E oh, Milano è bella, né? Cioè, veramente, fare l'aperitivo, andare a fare api a Milano è una cosa che spacca, cioè ci sta un sacco. E mi piace molto parlare italiano. E io l'ho imparato tanti anni fa qui in Francia e poi sono andato a Roma e a Parigi anche, ho potuto parlare con gli stranieri e è veramente bello, mi piace veramente tanto tanto. Mi ricordo quella volta che avevo andato a Barcellona e mi aveva piaciuto molto la città. Però mi ricordo che mi rubarono la borsa e la cosa mi aveva fastidiato molto, perché no, perché non si fa. Per i cinesi è molto difficile apprendere italiano perché non abbiamo molti suoni tipici di lingua italiana, per esempio la L, per noi è molto difficile come suono, però ci proviamo. Amo tutto l'Italia, ma soprattutto il fatto che le persone sono molto amichevoli e simpatici. Questo è meraviglioso, meraviglioso per un brasiliano come io. Noi tedeschi amiamo molto questo paese. Noi soprattutto andiamo spesso in vacanza al Lago di Garda. È molto bello. Anche gli americani amano molto l'Italia, è veramente una nazione particolare. C'è veramente tante cose da vedere in Italia, specialmente tante cose in Madrid e anche a Barcellona. Oh no, questa però è Spagna, non è Italia. Oh, sai che noi americani spesso non conosciamo bene la geografia di Europa, però io volevo dire che è molto bella Milano. E anche mi piace molto anche Firenze. Firenze è veramente fantastica. E noi anche in Russia ci piace molto la musica italiana, ci piace Albana, Gianni Morandi e anche Ricchi Pavieri. Ci piace molto ascoltare e divertirsi ascoltando e anche cantando queste musiche. È molto, molto per noi divertente. Molti romeni vivono in Italia, e per cui l'accento non è molto forte entro noi, perché la lingua romena è molto simile con la lingua italiana. Solo le persone che vengono di Moldova hanno un accento forte, lì la gente ha un accento forte perché anche parla russo. La Svezia è un paese fantastico e si trova nel nord Europa. Io vi invito tutti a vederla perché è molto molto bella. E anche abbiamo IKEA è il negozio più famoso del nostro paese. Venite tutti in Svezia. Alright guys, that was all. It was a bit hard actually to emulate all the accents. It's not really easy. Might seem easy, but it's not.
I can guarantee this, so you can try yourselves and see by yourselves that it's not easy at all. But I hope you had fun watching my video, watching my imitations, and please do leave a comment. I really want to read your feedback on what I did, if I did it good, if I did it wrong. Just write down your ideas, your opinion, your impressions, and that's it. So please hit the like button, subscribe to my channel, share the video, and see you soon. Bye. Happy language learning.